Allora, beh, Ant-Man Quantumania, Five Nights at Freddy's. Allora, sono curioso della vostra opinione, visto che per quanto esista questa top, ho faticato molto per completarla. Perché secondo voi è stato un bell'anno di cinema? Tendo a essere positivo, voler trovare anche le chicchine sconosciute, ma dico il 2023, ho fatto fatica. Detto questo, che mi siano piaciuti un botto, poi non così tanto, ma ce l'ho messi perché comunque sono stati filmoni che hanno inciso e a loro modo sono memorabili. Perciò, benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 dei 10 migliori film del 2023, ovvero i 10 migliori film tra quelli che ho visto. È ovvio, fatemi sapere i vostri, chi avreste messo, chi avete schifato, se volete insultarmi perché la lista secondo voi fa schifo, fate quello che volete. E se volete anche magari seguitemi su Instagram, forse tra 3 anni torno a postare qualcosa. Andiamo alla numero 10 con Non sapevo chi mettere, l'ultimo film di Tarantino uscito l'altro ieri, non so se lo sapevate prima che andiate a controllare, non è vero, è la posizione del vi giuro, non sapevo chi infilarci a forza, perché non mi veniva in mente nessuno, al che ho un pochino barato. È una posizione che racchiude un'idea di film. Avrei voluto metterci Gli Spiriti dell'Isola, considerando che ho messo nella top i film che sono usciti da noi nel 2023, quindi ecco, un pochino barare. Però Gli Spiriti dell'Isola è uscito negli ultimi giorni del dicembre del 2022, quindi sarebbe stato barare fin troppo, ve lo consiglio comunque. E allora, sulla fiducia è Il Ragazzo e l'Airone di Miyazaki, che esce stasera, è uscito oggi. Ovviamente l'Italia è sempre per ultima in questi casi, sarebbe dovuto uscire l'anno scorso sulla fiducia del buon Hidetaka. Sì, Hidetaka, ciao, vabbè, l'altro Miyazaki, scommetto che sarà un capolavoro, è un capolavoro e quindi ci sarebbe dovuto stare, facciamo come se fosse della lista. Alla numero 9, John Wick 4. È il seguito di John Wick 3, l'avreste mai detto? E aggiungerei, suppongo, il primo capitolo della nuova esalogia. Siamo arrivati al punto che tra 20 anni Keanu farà gara con Jason per chi ha più film di una serie e sarà anche lui a sbudellare mafiosi nello spazio. Ora voi direte, ma Harry, spoiler, ma John è morto! Certo, ragazzi, certo. Perché non cessare di fare milioni così? Tanto per... è sicuramente morto, guarda, è a onor del vero. Entrato in sala con aspettative pari allo 0 Kelvin, mi sono divertito molto, la fotografia colorata ha ormai bisogna mettere lo stile John Wick, che è riconoscibile e sinceramente quando è fatto bene è un pregio, una cosa del genere. È un cazzatone, sì, ma un bel cazzatone e vanno sempre apprezzati perché anche questi oggi sono diventati difficili da fare e in quest'anno scarno merita. Alla numero 8, Bussano alla porta, l'ultimo film di M. Night Shyamalan, che uno non azzecca e un altro fa cagare. Questo è nella prima categoria. Cosa faresti se Batista e Ron Weasley con alcuni amici bussassero alla tua porta dicendoti che se no finisce il mondo. Probabilmente apriresti, questa è la premessa del film. Il problema è che quando entrano chiedono anche gentilmente alla famigliola in casa, con protagonista l'agente Ford di Mindhunter, di sacrificare uno di loro per salvare suddetto mondo dall'apocalisse dietro l'angolo. E se Batista ti vira sul filosofico diretto da Shyamalan, potrebbe non essere l'apocalisse essere dietro l'angolo, ma la troiata totale. E invece, colpo di scena tra i vari 5-6 che si susseguono nel film, atmosfera surreale, azzeccata benissimo, bella recitazione, il film è bello! E vi dirò, ha un finale inaspettatamente quasi commovente. Alla numero 7, Talk to Me, miglior horror dell'anno a mani basse, un piacere da vedere perché l'horror 5 anni fa avrei detto solo il mainstream, ma ormai sta affondando in ogni sua forma, del brutto. È diretto da una coppia di youtuber, Irakaraka, è incredibile, da YouTube a un film non solo non orrendo ma molto figo, deve essere un caso speciale, la prima volta nel corso della storia dell'umanità, anche se lo svolgimento ha in sé qualche cliché, non ricordo un singolo jumpscare con alzate di volume, per fortuna, e già questi sono punti a favore. La premessa di queste visioni di morti stringendo una mano rinsecchita aborigena ha molto di folklore australiano, loro sono australiani, anche figo da quel punto di vista, sembra portare a qualcosa alla Insidious, ma poi si vira sullo psicologico anche delirante per certi versi, l'idea di strafarsi di visioni di morti tanto da rimanere assuefatti praticamente è completamente folle, ma mai vista prima. È una idea figa che incredibilmente per una volta viene anche applicata su schermo in maniera figa. La cosa non è per forza automatica. Alla numero 6, Guardiani della Galassia 3. Continuano a guardare la galassia molto bene, devo dire, probabilmente, anzi sicuramente, però per noi è l'ultima volta che li guardiamo guardiare suddetta galassia, sempre il solito spirito che mischia follia nonsense piuttosto comica, tratti a livelli per me personalmente superiori a entrambi i predecessori. La sequenza nella stazione di pelle gommosa è difficilmente descrivibile a parole. Il trash bello con un budget che però, appunto, sa gestire in questi casi soltanto una persona come James Gunn. Alterna
follia a tanto sentimento, suo classico stile, diciamo che con gli animali sofferenti poi è un gol a porta vuota, chiunque abbia un cuore funzionante tendenzialmente si fa prendere da certe storie, però funziona. Poi magari ha qualche difetto di ritmo nella seconda parte, però a suo modo è un gran film. Alla numero 5, Godzilla Minus One. Questo purtroppo ovviamente è uscito soltanto per 2 giorni alle 3 del pomeriggio, chiaramente, perché tanto chi se ne frega, giusto? E comunque in quei 2 giorni ha percentualmente sfondato il botteghino per quel che poteva fare, quindi fa ben sperare nel pubblico ancora nel 2023 questa cosa, qualcuno è andato a vederlo. Come l'ultimo film di anno, Shin Gojira, anche questo Godzilla nipponico incazzato nero sta ceppa che amico dell'uomo come quell'americano, ma come manifestazione del caos atomico trita tutto quello che incontra. Ma non è il punto, anzi il Godzilla si vede pure poco, tra virgolette. La storia non è la sua, ma è una bella vicenda di vergogna e redenzione molto giapponese, di onore battagliero nel post seconda guerra mondiale. La CGI è sempre clamorosa, il finale è un crescendo, tra l'altro accompagnato dal classico tema storico reinterpretato di Godzilla, davvero bellissimo. È una pellicola che consiglio a tutti quanti, amanti e non del monster movie, veramente vi piacerà lo stesso. Alla numero 4, Killers of the Flower Moon. Ora, essendo rimasto sufficientemente basito da Irishman, che vi confesso non ho avuto voglia di finire di vedere, lo so, non lo faccio mai, ma è uno Scorsese che non riesce più a fare film di meno di 17 ore, stavo iniziando a fare un attimo fatica. Io poi sono un sostenitore, lo sapete, della critica alla soglia dell'attenzione che si è abbassata ai 5 secondi, però c'è un limite anche dall'altra parte, e sono dell'opinione che se il tuo film dura 4 ore, io lo accetto, ma deve essere Apocalypse Now, perché se no, amico mio, ma qui è lento, Dio mio se è lento, ma è una storia molto toccante e orrida, sconosciuta a quasi tutti. Io personalmente sono appassionato di vicende native, ma non ne avevo mai sentito parlare, e sì, è l'orrore dell'uomo bianco di nuovo, ma anche la verità, un DiCaprio completamente imbecille, come ha detto che era Paul Schrader. Si fa un po' fatica a vedere il film perché 3 ore in compagnia di un idiota è un po' difficile, ed è vero, però dà molto appunto al senso anche del film. Non nel suo miglior ruolo di sempre, però grande interpretazione. Alla numero 3, Barbie. Ora, Barbie in coppia col prossimo non è che, come dire, mi abbiano fatto impazzire, ecco, ma siccome considero anche l'importanza della quale bisogna prendere atto del fenomeno e il fatto che abbiano resuscitato il cinema in un momento un po' così, cos'ha? Lo rende uno dei filmoni dell'anno. Ora, il Barbenheimer come meme non l'ho capito, non me ne fregava una mazza, e che due film che vogliono essere buoni debbano farsi pubblicità soprattutto su un meme demenziale fa capire molte cose di oggi, e scommetto che molti l'hanno visti soltanto per il Barbenheimer. Boh, dici, vabbè, l'importante è che l'hanno visti, boh, non lo so. Greta Gerwig ha il solito tocco super femminile, ma per quanto, dico, può piacere come no, a me piace. Lady Bird è uno dei miei film preferiti degli ultimi anni, ma comunque, per quanto la scenografia, dicevo, sia extreme, in questo caso è delicato, quindi compensa abbastanza con tutto quel rose. È un buon film metaforico sulla condizione della donna, abbastanza telefonato per me, però che gli vuoi dire, comunque il messaggio era quello, era ovvio. Interpretazioni di Margot Robbie e Ryan Gosling che sono forti. Margot Robbie per me a sto giro se lo mangia vivo Ryan Gosling, in realtà hanno tutti detto il contrario. Ma alla numero 2, Oppenheimer. A proposito di film che non possono durare meno di 9 ore, qui dopo la visione ero interdetto, perché ditemi se la pensate come me. Oppenheimer sono 2 film. Il primo arriva all'esplosione deludente per molti dell'atomica, che però capisco perché non voleva spettacolarizzare la cosa, ed era anche, diciamo, tra virgolette, la morale del film, che si basa più sulla sfera psicologica di una personalità grigia. Interessante come Oppenheimer, interessante anche dal punto di vista storico ovviamente, anche se con un po' troppi tagli e volumi folli per atomi in movimento che c'entra nel giusto, però ok. Poi dici, bello, è finito? Oh no, aspetta, c'è un'ora aggiuntiva e un quarto con 8 miliardi di parole di legalese e 3.000 personaggi aggiuntivi di cui dovresti ricordarti il nome, ma non ce la fai. Con Robert Downey Jr. messo come villain così, boom, all'improvviso, tutto quanto in bianco e nero, e sinceramente io non ce l'ho fatta, mi stavo addormentando. Nolan non ce la può fa qualcosa di quadrato e sensato per una volta, il brodo lo deve allungare ogni volta. Comunque va al secondo posto perché la prima parte è parecchio bella, quindi alla numero 1, Spider-Man Across the Spider-Verse. Però concludiamo con, ovviamente, non se ne può manco discutere, per me il capolavoro dell'anno, e per quanto, ripeta, sia stato un annetto così cos'ha, in realtà mi sembra sempre estremo mettere in classifica all time un film appena uscito, ma uno dei capolavori di sempre.
che abbia graziato i nostri occhi, boh, che vi devo dire, la scena nel mondo pastellato di Gwen che abbraccia il babbo e i colori che si squagliano a ondata sulla parete, boh, ce l'ho impressa nelle retine, si parla di avanguardia pura visiva, roba che tra 20 anni verrà vista come assolutamente seminale, il primo che ha fatto qualcosa del genere, come anche ovviamente il capitolo precedente, solo che meglio, è l'inizio di qualcos'altro che non possiamo aspettarci per l'animazione Spider-Punk, è allucinante, anche qui è difficile descrivere cosa vedi perché va visto, è dura dirla a parole, molte cose sono la prima volta che le vedi e le vedrai, e nel 2023 poi poter dire una cosa del genere è quantomeno entusiasmante, perché vedere cose originali veramente è bello. Quindi chiudiamo con una nota mega positiva e beh, davvero sono curiosissimo, ditemi qui sotto se la pensate come me, cosa avreste messo di film, opinioni su Barbie e Oppenheimer e beh, buon anno a tutti quanti. Questo primo dell'anno, quali sono i vostri buoni propositi? Vedere più film belli? Sarà difficile, però vabbè.